rallegriamoci, esultiamo, lo abbiamo cantato, ma soprattutto lo dobbiamo fare nostro, fratelli e sorelle. Oggi è Pasqua, siete intervenuti numerosi, ogni domenica è Pasqua, è un incontro festoso con Gesù che ci ama e che ci vuole far riempire di gioia qualsiasi gesto, ogni parola, ogni passo che noi conduciamo nella vita, che non è facile, perché le sofferenze, le malattie, i sacrifici, le preoccupazioni, le frustrazioni, a molti fallimenti, gli scoraggiamenti, non possono vincere o sopraffare la speranza. Ecco che è importante che noi, con la forza della grazia del Signore, possiamo e dobbiamo cantare. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, ogni giorno, anche quando la sofferenza sembra prevalere sulla gioia, perché se veramente il cuore è pieno di Dio, il cuore non può patire disperazione e scoraggiamento. Anzi, è la sofferenza che diventa, mi si passa il termine, il concime della santità, la forza della gioia. E quando, per esempio, abbiamo oggi tre battesimi, la nascita, quello che accompagna la nascita di un figlio, quanta sofferenza, e poi quando si vede il figlio d'incanto tutto si dimentica. E noi dobbiamo rinascere, fratelli e sorelle, e qui il nucleo del significato della Pasqua: rinascere dalla tristezza, dal peccato, perché a volte, fratelli e sorelle, noi non riusciamo neanche a identificare i peccati. Ci sono i peccati silenti, quelli che non ci fanno scomodare, che non fanno sentire la loro presenza, ma che continuamente ci tolgono terreno sotto i piedi, in modo che non possiamo giorno per giorno sempre più vacillare, essere disorientati, appiattirci, non sentire più la voce della coscienza, per cui tutto ci sembra normale, tutto ci sembra giusto, e la nostra vita è molto vuota. Che basta poi uno schiaffo sonoro della vita per richiamarci alla nostra fragilità, quanto siamo fragili, quanto siamo deboli, quanto siamo in pericolo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci, esultiamo, perché è Cristo la nostra forza, è Cristo la nostra luce, è Cristo il nostro calore, il nostro amore, la forza della comunione e della condivisione. È Cristo che rompe tutte le barriere delle inimicizie, degli odi, delle guerre. Quanta guerra in questi giorni, in questi mesi, e quanta gente che scappa dalla guerra, dalle persone che hanno abusato e usato delle cose pubbliche per farne un'appropriazione delinquenziale, terroristica, di potere, sciupando e usurpando i beni comuni. Cristo non dice questo, e Cristo è stato messo in croce per questo, perché tutti abbiamo il diritto e il dovere di vivere nella gioia, nella pace, nella serenità, di avere un pezzo di pane. In modo lo riceveremo, lo pregheremo nel Padre nostro: darci oggi il nostro pane quotidiano. Cristo non ha fatto gli affamati e i sazi, ha combattuto coloro che cercano di rubare, di appropriarsi indebitamente, di impoverire, di manifestare ogni sorta di ingiustizia. Allora questo è il giorno che ha fatto il Signore, finalmente liberiamoci da queste schiavitù, perché poi con la morte lasceremo tutto, non saremo più niente. Saremo esattamente come quando siamo nati, non avremo tasche, non avremo banca, non avremo neanche il titolo nobiliare, ognuno riprenderà il suo nome di nascita e si presenterà al Signore.
e il Signore ci interrogherà su quello che abbiamo fatto e ci dirà: avevo fame e non mi avete dato da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete accolto, ero in prigione e non siete venuto a trovarmi, ero nudo e non mi avete vestito, ero ammalato e non mi avete visitato. Ma Signore, quanto mai diranno: qualunque cosa non avete fatto a uno di questi miei fratelli, non l'avete fatto a me. Fratelli e sorelle, questo è il giorno che ha fatto il Signore. Recuperiamo tutto quello che non abbiamo fatto e cominciamo a vivere. Questa Pasqua deve segnare la svolta della nostra vita. Vedete, mi dispiace doverlo dire, ma lo devo dire. I bambini del catechismo dove sono? Dove sono i genitori dei bambini del catechismo? Dove sono le loro famiglie? E poi fra un mese riceveranno Gesù Eucaristia. Ma come è pensabile che la vita cristiana diventa occasionale? Com'è pensabile che un papà e una madre ami soltanto ogni tanto? Il papà e la mamma amano sempre, continuamente, e così il cristiano deve amare Cristo il prossimo sempre, continuamente, deve fare il suo dovere ogni giorno e la domenica ritrovarsi per fare il pieno della grazia di Dio e portarla al mondo nella testimonianza dell'amore, della gioia, della vita e della gioia, della speranza. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci, esultiamo. Oggi celebreremo anche il 50° anniversario di matrimonio Giuseppe e Paola. Vorrei chiedere quante gioie hanno avuto, ma anche quante sofferenze. Vedete, e chiudo: senza Cristo, senza Dio, la vita, tra virgolette, è un inferno. Senza Dio, senza Gesù, la vita è ingiustizia, è discriminazione, è solitudine, è emarginazione, è guerra. Con il Signore la vita è pace, è serenità, è giustizia. Tutti ci lamentiamo che il mondo non va bene. Fratelli e sorelle, non va bene il mondo perché ciascuno di noi ha contribuito a non farlo andare bene. Un grano, un granello, ma si è aggiunta la montagna delle ingiustizie. Togliamo l'ingiustizia dal nostro cuore. Stanotte abbiamo letto che il Signore ci diceva: vi toglierò il cuore di pietra per darvi un cuore di carne. Il cuore di pietra non ha bisogno di spiegazione, il cuore di carne neanche. L'uno è arrogante, duro, impenetrabile, il cuore di carne è tenero, accogliente, è vivo, è palpitante.